Sindaco, lei è qui a Crotone per questa iniziativa di consegna dei pulmini all'Unitalsi, anche nel suo comune c'è una sede, un gruppo Unitalsi? Sì, nel mio comune c'è una sede dell'Unitalsi che obiettivamente è una sede molto operativa, continuamente al lavoro con iniziative di varia natura, tutte impostate sul sociale, sulla disabilità, ed è una sezione molto attiva. Anche quest'estate hanno fatto qualcosa di molto importante su Trepidò, e poi questa iniziativa che vede un'iniziativa di beneficenza e solidarietà che vuole rafforzare il concetto di quello che deve essere l'importanza delle associazioni che hanno questo scopo sociale e solidale. Per quanto riguarda il suo comune, come vanno le cose? Nel mio comune le cose procedono bene, siamo al lavoro su tante cose. Subito dopo le vacanze estive ci stiamo di nuovo rimettendo a lavoro, finito quello che è il cartellone estivo degli eventi che stanno per terminare. I primi di settembre siamo al lavoro su tutta una serie di altre questioni che vanno dal turismo, dai lavori pubblici. Stiamo realizzando piscine comunali, stiamo realizzando asili nido comunali, insomma una serie di attività improntate poi anche su quello che è sia il sociale che la scuola. Stiamo rifacendo quasi tutte le scuole nuove, di nuova costruzione, e quindi insomma è un periodo che ci vede particolarmente impegnati.